Do ora, per concludere, la parola al professor Adolfo Russo, già preside della facoltà e anche vicario per la cultura e la pastorale universitaria, che ci darà, vedremo, una prospettiva. Ha fatto parte della commissione che ha preparato questo convegno, ci darà, spero, una prospettiva per il futuro. Prego. Grazie, grazie. Le riflessioni che abbiamo ascoltato da ieri sera, dalla relazione del professore, che ha fatto un quadro storico di come si è arrivati alla Napoli di oggi e poi a seguire tutte le varie relazioni, ci hanno descritto le condizioni di un ammalato grave, un ammalato terminale. E la domanda che io mi ponevo, ma vale la pena questo accanimento terapeutico o è più corretto eticamente staccare la spina per esprimere un disagio che tutti proviamo e che in maniera più popolare si dice scappare da Napoli, fuggirsene da Napoli o rimanere a Napoli. Una città bloccata, un cahier de doléances, un elenco interminabile di disfunzioni e di negatività che hanno effettivamente appesantito ulteriormente quella conoscenza che della realtà di Napoli ognuno di noi ha per frequentarla, viverla tutti i giorni. Tutto è bloccato, ricordava il professore Parnofiello, e io mi richiamava questa espressione, un titolo del professore Masullo di un volume che mi è stato messo a disposizione, che titola così molto recentemente una riflessione di Aldo Masullo, che anche lui avrebbe dovuto prendere parte a questo convegno: Napoli siccome immobile. Napoli siccome immobile, ricordiamole, 5 maggio, e siccome immobile era la salma, il cadavere di Napoleone, il grande Napoleone, e fu siccome immobile, quindi era come una fare i funerali, no? Ad una città come Napoli. In realtà poi, scorgendo tra le pagine, ce n'è molto di negativo, però anche il professore Masullo vede delle prospettive in positivo. E allora stacchiamo la spina oppure continuiamo ad alimentare questa creatura che ci appartiene? In realtà, tra tante negatività che si sono accumulate e anche incancrenite nel corso della storia di Napoli, credo che si profilino all'orizzonte almeno 3 possibilità di recupero, 3 congiunture favorevoli per Napoli oggi. E la prima congiuntura favorevole dipende dal fatto che si trova al centro del Mediterraneo, che da qualche anno ha ripreso il suo ruolo centrale nei traffici mercantili mondiali. Sapete che il Mediterraneo, quando fu scoperto il Nuovo Mondo, mano a mano andò declinando e tutte le città che vivevano sul Mediterraneo e del Mediterraneo sono state condannate ad un progressivo impoverimento, ad un calo della loro centralità geografica e politica. E così è avvenuto di Napoli, quando il Mediterraneo era il centro dei traffici, le repubbliche marinare, ma Napoli, capitale, aveva anche le sue chance migliori. Ora il Mediterraneo è diventato di nuovo un luogo privilegiato di traffici. Perché? È perché l'Oriente ha avuto uno sviluppo impensato, uno sviluppo esponenziale, e quindi molta parte delle merci che dall'Europa dall'Oriente arrivano in Europa, dalla Cina, e dall'Europa vanno di là, passano attraverso il Mediterraneo.
e perché molti paesi, anche arabi, stanno vivendo una stagione, grazie anche al petrolio, di ripresa economica. Quindi il Mediterraneo veramente può diventare un'occasione opportuna per Napoli. Mi diceva un economista qualche mese fa che a Napoli arrivano ogni anno, indovinate quanti turisti con le navi? 1,5 milioni di turisti. Sono più i turisti che arrivano che i napoletani. Uno napoletano per ogni turista. È soltanto che poi il retroterra, la città, così come ancora impostata, non consente a questo turismo di atterrare e di vivere la città e di godersi gli spettacoli. E magari ci sarebbe pure gente, mi diceva, che avrebbe piacere, arrivando a Napoli, sentire la tarantella, e però hanno paura di scendere dalla nave, e ci sono le agenzie turistiche che catturano questi turisti, ma 1,5 milioni sono tanti in un anno, no? Forse vedendo il porto si vede se la nave che arriva in una continuazione. E dove vanno questi turisti? Vanno sulla costa, vanno a Sorrento, vanno a Pompei e poi di filata e di corsa ritornano sulle navi e Napoli viene solo sfiorata. Ecco, quindi Napoli sta veramente diventando un polo è un porto di attrazione importante per questo nuovo sviluppo del Mediterraneo. È un'opportunità da non perdere. Un'altra opportunità è dovuta alla globalizzazione della tecnologia. Che cosa voglio dire? Che fino a qualche anno fa neppure noi avevamo i cellulari, l'internet, la telecamera fuori al negozio dell'orefice o fuori alla banca o al semaforo che prende chi passa col rosso e li multa automaticamente. A Roma sento dire che al centro storico non si può entrare non perché c'è il vigile, ma perché c'è una telecamera che impedisce o fotografa tutte le macchine che non sono autorizzate ad entrare in quella zona. Cioè, mano a mano, tra poco, già è possibile attraverso le mappe di Google vedere la città ravvicinata e capire se c'è stato un abuso edilizio da una parte o dall'altra, perché le fotografie non corrispondono e attraverso dei programmi di raffronto l'operazione può essere fatta anche in automatico. Non è necessario mandare i vigili, che facilmente possono essere anche corruttibili da una parte o dall'altra della città, per verificare gli abusi edilizi. Tra poco avremo telecamere da tutte le parti della città, per cui se c'è uno scippatore viene visto e viene controllato a vista, se c'è una infrazione non sarà più possibile sottrarsi al controllo. Questo porterà una serie di problemi anche per la privacy, porterà una serie di problemi di altro genere, però una città del futuro, ma di un futuro molto vicino a noi, si presenterà con delle opportunità di controllo inimmaginabili fino a 10 anni fa. E la piaga che a Napoli è tante volte ricordata di abusi, perché sono abusivi tutti a Napoli, dai parcheggiatori agli altri, probabilmente questo, in una città tecnologicamente controllata, potrebbe trovare la sua soluzione. Il centro storico di Napoli è abbandonato alla microdelinquenza, basta mettere 4 apparecchi, telecamere che in tempo reale ti dicono chi attraversa il centro storico e se c'è uno che smonta la ruota di una macchina o dell'altra.